Tracciare con te un piccolo bilancio che poi tanto piccolo non è in realtà. Terzo anno alla guida della società. Due finali di campionato, due Supercoppa, finali Coppa Italia, una vittoria e il ritorno in A2. Per lei di un ritorno da Agrigento, quali sono state le sue prime emozioni? Ma le emozioni, come già detto, sono state forti e appena ho avuto la possibilità di tornare, non ci ho pensato un attimo, ho cercato di gestirmi in modo tale da poter essere l'allenatore di questa squadra e sono veramente contento di quello che stiamo facendo fino adesso. Come le è sembrato il mercato di questa Fortitudo? È una squadra molto giovane, con tanti ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo. Abbiamo sudamericani, abbiamo tre argentini, un cileno, un africano, due giocatori dall'America, un estone e un bosniaco. Quindi diciamo così è un po' un melting pot, c'è tanto da lavorare. Penso comunque che sia un roster che ci potrà regalare soddisfazioni. Appunto, cosa si aspetta da questa Fortitudo durante questa stagione? Io penso che sarà il lavoro quotidiano che ci dirà quello che saremo. Non abbiamo in questo momento delle ambizioni, abbiamo sì ambizioni ma legate al lavoro, al miglioramento individuale e durante la stagione cercheremo di capire il nostro vero valore.